Ciao a tutti, sono Nike e bentornati nel mio canale. Ho... Questo sarà il primo video delle... della nuova rubrica 10 cose che forse non sai su. Ho deciso di iniziare dalla serie tv Il Trono di Spade. Il Trono di Spade è una serie tv di enorme successo basata eh, sull'omonima sull saga eh, appunto Il Trono di Spade dello scrittore statunitense George Martin. Io la serie tv non l'ho vista io ho letto soltanto i libri e probabilmente se eh, avete visto altri video del genere su youtube probabilmente eh, molte di queste cose che vi dirò oggi le saprete già però ho deciso di proporvi anche io questo, questa tipologia di video eh, allora in realtà ho trovato 40 cose quindi ho deciso di fare 4 video con 10 curiosità ciascuno cominciamo subito allora me le sono segnate in un foglio così almeno me le ricordo allora Curiosità numero 1: numeri da capogiro. Si stima che la prima stagione del Trono di Spade eh, sia costata la produzione HBO intorno ai 50-60 milioni di dollari, con un esborso puntata che varia dai 5-6 milioni, eh, un prezzo. Eh, allora. Uh, ogni episodio costa dalle 2-3 volte in più rispetto ad altre serie TV. Ad esempio, un episodio di Breaking Bad costa circa uh, 3 milioni di dollari. Sul set sono state impiegate moltissime comparse, con un record di 250 nel giorno più affollato di riprese nella prima stagione. Sempre nella prima stagione, 167 personaggi hanno pronunciato almeno una battuta. E i giorni di riprese per la prima stagione sono stati 170. Curiosità numero 2. Puntata pilota: La HBO non era soddisfatta della puntata pilota della prima stagione e ha costretto la produzione a rigirarla quasi per intero. Curiosità numero 3. Cecità: L'attore che interpreta Maestro Aemon Targaryen è veramente cieco. Curiosità numero 4. Mangiare da Prodo del Re. Per chi volesse assaggiare i piatti tipici di Westeros adesso lo può fare perché è uscita un, um, un ricettario che si intitola E Fisso on Ice and Fire: eh, Che propone pietanze a base di pesce, carne e così via. Numero 5: Sedersi sul trono di spade. Eh, per tutti i fan che non abitano a Westeros, adesso è possibile sedersi sul simbolo del potere, la produzione di CBO, infatti. La HBO, ha prodotto eh, una copia a grandezza naturale del trono è alta oltre 2 metri ed è realizzata eh, e rifinita in fibra di Aspetta. in fibra di vetro e resina. Per uh, informazioni, basta andare sul sito della HBO e costa eh, 30.000 dollari più altre 18.000 per la spedizione. Quindi, è una roba economica, direi, giusto? Poi, curiosità numero 6, le armi. Per eh, eh, allora, Westeros non è tra i continenti più pacifici che ci siano, e lo dimostrano i 157 di armi realizzati per la produzione e i 130 elmi indossati dagli attori. Poi, 7, i dotrachi. Eh, la lingua do, dotrachi è veramente una lingua ed è stata creata da linguologo, sì, non linguista, non linguologo. David Peterson e vanta 3163 parole e adesso si può anche imparare da un sito online. Poi 8 parodie celebri. Ci sono numerosissime parodie del Trono di Spade, tra cui una di Simpson in cui si vede Springsfield elgersi nello stile del, del Trono di Spade. C'è inoltre una serie web intitolata School of Thrones in cui i personaggi più giovani vengono immaginati in... Sui banchi di un liceo alle prese con i problemi adolescenziali. Numero 9: per affrontare eh, Lanis e Stark eh, bisogna armarsi dei propri vessilli e eh, è stato ideato un, un, un sito Join The Realm sì, dove ciascuno può creare il proprio simbolo e il proprio motto. Ultima curiosità per oggi, la numero 10, decapitati illustri, George Bush. Tra le numerose teste decapitate che si vedono eh, nella serie TV, ce n'è una di profilo che sembra la copia, diciamo, del viso di George Bush, l'ex presidente statunitense. La HBO ha detto che si tratta di una casualità e che non era una cosa voluta. Questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!